L'obiettivo è bellicoso, superare le 500.000 presenze dal 3 novembre al 20 gennaio prossimi, uno strumento sinora vigente per favorire la destagionalizzazione dell'offerta turistica di Gaeta. Si è espresso in questi termini il sindaco Cosimo Mitrano presentando la terza edizione di Favole di Luci, le installazioni luminose a forte vocazione natalizia che coloreranno le strade e i quartieri di Gaeta per 2 mesi e mezzo con l'apporto di una serie di iniziative spettacolari di intrattenimento, ma anche con 2 novità in particolare. Le favole di luce sono già diventate un brano musicale appositamente realizzato per l'evento e, dopo il successo delle prime 2 edizioni, ora sono anche interattive con un'applicazione scaricabile su ogni telefonino. Si tratta dunque di un significativo sforzo anche sul piano economico dell'amministrazione comunale, capace di ottenere l'adesione delle più importanti realtà imprenditoriali, economiche e associative della città, ma anche dell'intero Golfo. Lo ha sottolineato il sindaco Mitrano durante la conferenza stampa di presentazione. A suo dire, Gaeta deve diventare la media più cliccata di ogni visitatore e turista italiano, 365 giorni l'anno. Un modo per destagionalizzare, un modo per fare promozione turistica e soprattutto per avvicinare e far conoscere il nostro bellissimo Golfo di Gaeta, perché questo è un progetto del Golfo di Gaeta, un progetto che ci deve vedere proiettati sui palcoscenici nazionali e internazionali. Sarà l'attrattività della città a fare la differenza, lo ha anche rimarcato Giovanni Bastianelli, direttore esecutivo dell'ENIT, l'ente nazionale del turismo in Italia, convinto che le 22 postazioni di luce possono aumentare la stagionalità turistica di Gaeta e far rivivere l'intero territorio del sud pontino. È un evento importante perché secondo me questi sono gli esempi che fanno capire come è possibile aumentare la stagionalità di una destinazione turistica come Gaeta e anche per rendere vivo un territorio. I turisti vogliono vivere in maniera diversa lo stesso territorio durante l'anno e queste sono operazioni che servono a far conoscere comunque la città, perché chi verrà a vedere le luminarie quest'inverno verrà poi magari in estate o viceversa.